Dunque, rinnovo il mio saluto a tutti voi, grazie per essere qui e ringrazio ovviamente il professor Taddio anche per il complimento assolutamente immeritato che mi ha fatto. Complimento che però, quando rivolto al professor Ronchi, trovo perfettamente meritato perché appunto quest'opera di cui oggi noi parleremo e di cui sarà mio compito cercare tramite domande, instaurando un dialogo, di aiutare anche voi a entrare nel suo senso preciso, è molto più che un libro. Rappresenta o potrebbe cominciare a rappresentare una vera e propria scuola all'interno del modo di fare filosofia. Una scuola, peraltro, che a proprio modo vanta già delle radici. Il professor Ronchi è noto, soprattutto a chi come me si occupa della storia della filosofia contemporanea, per i suoi studi riguardo a Gilles Deleuze, per esempio la presentazione edita per Adelphi, per Feltrinelli. Numerosissimi lavori su Bergson, su William James, eppure in questo suo ultimo libro è il momento in cui mi sembra che faccia un po' i conti su come questi autori dialoghino tra di loro, in qualche modo individuando quello che potrebbe essere il campo di appartenenza comune a questi autori. Pertanto comincerò con una domanda, che in parte in realtà contiene già anche quello che è il mio parere su quest'opera e sul suo significato, intendo per quest'opera appunto il libro scritto dal professor Ronchi. Il canone minore non è solamente un testo che lei ha scritto, è anche un suo modo di leggere la storia della filosofia. Ed è un modo di leggere la storia della filosofia che in qualche modo ingaggia anche in maniera polemica un altro modo di fare la filosofia. Pertanto io le chiedo se può chiarire a me e può chiarire appunto al pubblico che cos'è il canone minore e per quale motivo rappresenta una delle tendenze presenti nella filosofia occidentale e come si ingaggia con quello che quindi di conseguenza è il canone maggiore, inevitabilmente. Bene, grazie. Allora, grazie per le parole che sono così, mi fanno molto piacere ovviamente. Grazie per l'invito naturalmente a questa manifestazione, quindi grazie a Luca Taddio, grazie a Mimesis, grazie a Andrea Colombo. E, grazie per le parole, fanno molto piacere perché insomma la ricerca filosofica è spesso una ricerca che si conduce con, insomma, in maniera un po' solitaria e senza, come dire, con la sensazione talvolta di essere un po' anche perduti. Quindi queste parole sono parole di conforto che aiutano anche a proseguire in questa ricerca. Canone minore rispetto a che? Rispetto a quale canone maggioritario? Qui permettetemi, anche così per intenderci immediatamente, di fare un riferimento biografico. Io mi sono formato come tutti quelli della mia generazione in un momento particolare della storia culturale europea, in un momento in cui era dominante nella migliore intelligenza europea e nella più grande intelligenza europea un atteggiamento sostanzialmente dismissivo nei confronti della pratica filosofica. Ci sono stati veramente dei giganti che mi hanno formato direttamente o indirettamente, e il dato comune comunque che emergeva era l'idea che la pratica filosofica fosse una pratica del passato, cioè fosse una pratica interamente segnata da un vizio d'origine, da un vizio d'origine, e l'esercizio filosofico si risolveva sostanzialmente in un esercizio critico o, come si soleva dire, decostruttivo, che mirava a mostrare l'impossibilità della filosofia. L'impossibilità della filosofia come scienza, cioè l'impossibilità della filosofia come conoscenza che mira in qualche modo a quello che si chiama il fondamento, no? Che mira a una regressione nel fondamento e a una progressione nell'ordine del fondamento. Direi che da questo punto di vista
esemplare, pensate, è stato il successo mondiale di quel metodo che è la decostruzione, no? Cioè, di come Derrida sia stato un filosofo immenso, naturalmente, che ha guadagnato un consenso e una udienza mondiale illimitata praticamente. E l'idea di fondo che attraversava questa epoca è stata appunto questa, cioè la filosofia è un'illusione, la filosofia è una forma di, come dire, una volontà di potenza mascherata che dietro di sé ha una ragione d'ordine politico, no? È la volontà di potenza dell'Occidente, in qualche modo l'espressione di un colonialismo culturale che ha sfigurato la terra e che ha omogeneizzato tutte le culture della terra sotto il segno di una cultura determinata che sarebbe quella occidentale. Beh, in un certo senso, se dovessi dire qual è il primo motivo che mi ha portato in qualche modo a provare a scrivere questo libro e soprattutto a provare a immaginare, diceva giustamente Andrea, a provare a immaginare questo libro anche come il principio di una riflessione comune, no? Di una ricerca da fare, no? Di qualcosa che non riguarda ovviamente semplicemente me, che non conto niente, ma che riguarda un'idea, insomma, un progetto da portare avanti. Il motivo fondamentale è stato, direi, questo, volere in qualche modo difendere l'onore della filosofia. Il fatto che mi sia incontrato con Deleuze a un certo punto deriva dal fatto molto semplice, che Deleuze ha rivendicato tante volte, di essere stato un filosofo che in un tempo, dice Deleuze, riferendosi al primo dopoguerra, al secondo dopoguerra naturalmente, ai primi anni del secondo dopoguerra, diceva Deleuze, io sono maturo, come dire, sono cresciuto in un tempo in cui chi faceva filosofia si doveva un pochino vergognare, no? Si doveva un pochino vergognare e lo doveva fare con un senso così di difficoltà, no? Quasi nascondendosi, no? E invece la caratteristica di Deleuze, dice, la mia caratteristica era quella di provare a fare filosofia senza avere questo senso di vergogna, no? Senza avere questo senso di, come dire, di insufficienza e io mi sono molto riconosciuto, no? In questa posizione deleuziana. Allora, perché dicevo dismissione del filosofico? Perché l'atteggiamento prevalente qual era? L'atteggiamento prevalente era ed è ancora in gran parte un atteggiamento di sostanziale relativizzazione della verità filosofica. Sostanzialmente il punto di partenza era il paragrafo 12 della seconda dissertazione della genealogia della morale di Nietzsche, laddove Nietzsche appunto afferma che è giunto il tempo che anche la volontà di verità, che anche la verità venga sottoposta a una critica preliminare. Venga sottoposta a una critica preliminare e sia in qualche modo congedata nella sua pretesa di assoluto, nella sua pretesa di oggettività, di universalità e di necessità. Quindi questa idea di, come dire, relativizzare la ricerca del vero e di sottoporre la volontà di verità a una critica preliminare è diventato un po' il leitmotiv di un'intera tradizione di pensiero. E quali sono stati come dire, io l'ho chiamato il periplo della metafisica, no? Cioè, quali sono stati i pilastri, no? Di questa dissoluzione del filosofico che ha attraversato il pensiero continentale contemporaneo nella seconda metà del secolo scorso? Beh, i pilastri di questa dissoluzione del filosofico sono sostanzialmente tre idee guida, no? Tre grandi, come dire, tre grandi movimenti di pensiero, no? Queste idee guida sono, da un lato, l'idea della finitezza, cioè l'idea che, come dire, l'accesso alla comprensione del senso dell'essere passi attraverso la finitezza e che la finitezza sia la radice della comprensione del senso dell'essere, e quindi l'assunzione della finitezza come fondamento, no? Quindi da questo punto di vista mi verrebbe quasi da dire che se io dovessi indicare qual è il manifesto del canone maggiore, quello rispetto al quale, come dire, appunto,
cerco di trovare una strada alternativa, mi verrebbe proprio da indicare quel testo della cui importanza credo non possa essere sovrastimata, vale a dire il saggio di Heidegger su Kant e la metafisica del 1929, che anche sarebbe per certi aspetti anche la seconda parte di Essere Tempo, quella che non è stata Certo. scritta, in cui veramente se prendete quel testo e aprite le prime pagine di quel testo, viene indicata senza volere. Ovviamente, ma forse Heidegger ne aveva anche la consapevolezza, se si pensa che quel testo nasce dopo il dibattito con Cassirer, dopo la liquidazione che Heidegger fa dei neocantiani. Se leggete le prime pagine di quel testo, in qualche modo è contenuta quasi il manifesto di quello che sarebbe stato la linea maggiore del pensiero novecentesco, cioè l'assunzione radicale della finitezza come fondamento della comprensione del senso dell'essere, la rivendicazione cioè della finitezza, dove finitezza naturalmente vuol dire finitudine, no? Con quella parola che è un po' brutta, che però sta a indicare quel rapporto, diciamo, costitutivo, no? Di un ente specifico, l'uomo, rispetto al proprio limite, rispetto alla propria morte, l'assunzione della finitezza come fondamento. E Kant, quel Kant lì, diventa il Kant che in qualche modo fornirà al Novecento, quel Kant letto da Heidegger in quel modo, sarà il Kant che fornirà al Novecento alcune delle idee guida del Novecento. Quindi la finitezza è sicuramente uno di questi, diciamo, piloni sul quale si costruisce il canone maggiore. Insieme adesso l'altra idea, che la finitezza naturalmente si porta dietro di sé tutta una retorica che è stata la retorica del canone maggiore, cioè la finitezza si porta dietro la questione del desiderio, della mancanza, del limite, tutta, come dire, di una certa idea, di una certa idea dell'alterità come residuo inassimilabile. Ecco, la finitezza si è portata dietro tutto questo bagaglio di idee, no? Che dalla filosofia sono poi emigrate quasi nel senso comune, nel modo quasi quotidiano con cui noi ci relazioniamo al mondo. Chiaramente l'altra idea guida, appunto, che secondo me costituisce così uno dei pilastri del canone maggiore, è la concezione della contingenza. Cioè l'idea che la contingenza sia il fondamento, insomma. Questa è un'idea che ha segnato di sé in qualche modo tutto il Novecento. Io direi quasi che mettere in questione la contingenza oggi suoni quasi come una bestemmia, insomma, cioè sia talmente radicata, no? Questa idea che la contingenza sia il modo dell'essere, no? Quindi che veramente al di sopra del reale ci sia il possibile, che il possibile sia la categoria modale più alta. E quindi la contingenza sia, come dire, il nostro rapporto immediato con l'essere, penso veramente che sia diventato quasi impossibile in qualche modo mettere in questione la contingenza come senso ultimo e fondamentale dell'esistere. La contingenza si porta dietro tutto un discorso che magari potremmo fare sulla questione del potere, della potenza, della sovranità, dell'eccezione umana, no? Perché in fin dei conti la contingenza è questa, come dire, è questa idea secondo la quale la filosofia coinciderebbe con quella domanda, perché qualcosa invece del nulla, no? Questa sarebbe la filosofia. La filosofia si genererebbe dalla meraviglia e avrebbe come domanda chiave la domanda perché qualcosa invece del nulla. Una domanda che la dice lunga su ciò che i contemporanei hanno ritenuto come fondamento indiscutibile, perché chiaramente la domanda cur aliquid potius quam nil ha senso soltanto sulla supposizione che lo stato di default, no? Lo stato di normalità debba essere il nulla, che il nulla sia ciò che non va spiegato, sia ciò che va da sé e che il problema reale sia l'emergenza di qualche cosa, il quale naturalmente emergendo dal nulla sarà sempre viziato dal nulla e oscillerà eternamente tra l'essere e il nulla senza avere mai in se stesso la causa del suo essere. Finitezza. Contingenza, l'altra parola chiave, direi, del canone minore è la parola intenzionalità, cioè l'idea che
l'intenzionalità, cioè la coscienza in quanto coscienza di qualche cosa, e quindi la correlazione tra coscienza e mondo, sia veramente l'a priori universale, cioè sia veramente, come dire, l'ultimo vero assoluto. Non si possa retrocedere al di là della correlazione coscienza-mondo, e che questa correlazione sia il dato immediato. Ecco, chiaramente anche su questo, insomma, io credo che si possa avanzare più di una, come dire, di domanda intorno a questo. Tra l'altro, chiunque frequenti i testi husserliani sa bene che Husserl stesso, per quanto affermi che la correlazione coscienza-mondo sia, come dire, il principio, come dire, l'a priori universale, non riconosce a questo principio di correlazione il valore di fondamento ultimo. Lui stesso pone drammaticamente e continuamente la questione del fondamento della correlazione. Per i moderni, diciamoci la verità, insomma, per il senso comune filosofico moderno, ecco, così come non si può bestemmiare la finitezza, così come non si può bestemmiare la mancanza, così come non si può bestemmiare la contingenza e l'idea del possibile, non si può nemmeno bestemmiare la relazione, non si può mettere in questione la relazione, cioè per il senso, diciamo, comune filosofico, la relazione è veramente, come dire, il dato fondamentale, il dato immediato della coscienza. È chiaro che quell'altra linea che io cerco di delineare, che cerco di ricostruire attraverso il contributo che alla sua formazione hanno dato delle menti di grandi filosofi che hanno avuto un grande successo in vita, ma che di fatto sono rimaste, a mio parere, negli esiti del loro pensiero, come dire, ai margini, no? Io faccio riferimento a quelli che io ho frequentato, naturalmente faccio riferimento appunto a William James per il pragmatismo americano, faccio riferimento ovviamente a Ribbertson, faccio riferimento al grandissimo Whitehead, forse il filosofo che più, insomma, io trovo coerente con questo progetto di canone minore, e poi a Giovanni Gentile, alla sua teoria dell'esperienza pura, insomma, ecco, questo, diciamo, questi autori, secondo me, hanno provato in modi diversi, certamente senza che sia possibile produrre un genere comune che li tenga insieme, di cui loro sarebbero le specie. Questa è un'operazione che non si può fare, ma sicuramente ci sono, ciascuno di questi pensieri rappresenta una via di fuga rispetto a questa come dire, coinè dominante, e in qualche modo quello che tutti poi propongono, ecco, se io dovessi dire qual è il dato comune che emerge come caratteristica di questa linea minore che appunto mette in questione i sancta sanctorum della certo. Modernità, no? Direi che la caratteristica è che questa linea minore propone sostanzialmente una rivoluzione modale. E se dovessi, con uno slogan, per intenderci, visto che abbiamo poco tempo, cosa vuol dire che propone una rivoluzione modale? Praticamente si oppone in modo franco e diretto a quella che è lo slogan della linea maggiore. Ripeto, lo slogan della linea maggiore è quello che voi trovate in Essere Tempo, laddove al termine di una discussione molto, molto intensa con la fenomenologia husserliana, Heidegger afferma decisamente che il modo più alto è il possibile. Ma chiaramente, se io dico che il modo più alto è il possibile, sto dicendo che l'uomo è differente per natura da tutto ciò che non è umano, perché solo l'uomo è l'essere del possibile. Quindi è chiaro che se io dico che il modo più alto è il possibile, che il reale è, come dire, sottordinato al primato del possibile, questa affermazione, che ripeto, ha riempito, io credo, giustamente il cuore di intere generazioni di filosofi di speranza, perché il possibile è una bella parola, il possibile è qualcosa che ci sembra essere in qualche modo ciò che ci fa respirare. Ebbene, però, questa tesi, più in alto del reale sta il possibile, vuol dire confermare radicalmente la tesi dell'eccezione umana, cioè confermare radicalmente il primato dell'uomo come impero in un impero. Significa di fatto, chiudersi al dialogo con le scienze della natura, le quali non a caso per questa linea di pensiero
o sono scienze umane, cioè o si fondano in ultima analisi sulla scienza umana, oppure sono puro calcolo, pura tecnica. No, in fin dei conti, che cos'è stata la crisi delle scienze europee di Husserl se non questo grande progetto di, come dire, di radicamento delle scienze della natura nella scienza dell'uomo, che è la scienza del mondo della vita, della soggettività trascendentale. E quindi, se per la linea maggiore, dopo diventa veramente quasi impossibile il dialogo con le scienze della natura. Perché? Perché più in alto del reale sta il possibile, perché l'uomo è l'essere del possibile, perché l'uomo è in uno stato di eccezione rispetto alla natura. Allora dicevo, se io dovessi dire che cos'è il canone minore rispetto a questa linea maggioritaria del pensiero novecentesco, direi che è quello che opera una rivoluzione modale. Una rivoluzione modale in cui, di cui praticamente un grande protagonista è stato Bergson a suo modo, una rivoluzione modale che mette in questione il primato del possibile sul reale e afferma che più in alto del possibile e del necessario sta quella cosa che in tedesco suona Wirklichkeit, cioè che suona come effettività, cioè l'effettività è più in alto del possibile e del necessario. E questo mi pare possa essere, come dire, lo slogan del, certo, canone minore, come tentativo appunto, e tra l'altro se si segue questa strada, è evidente che anche quel dialogo con le scienze della natura, che nell'ottica del canone maggiore, secondo me, è di fatto impossibile, e no, diventa praticabile. Certo, grazie mille. Proprio su quest'ultimo punto vorrei un attimo soffermarmi, prima di affrontare il problema dell'eccezione umana, di cosa resta dell'umano nella prospettiva del canone minore, vorrei cogliere lo spunto che lei ha proposto sulla positività del fare filosofia. Gli stessi autori che lei ha utilizzato come esempio di quello che appunto è il canone minore sono autori che appunto sono stati anche utilizzati precedentemente nella storia della filosofia, penso anche a Deleuze negli anni 70, come una delle prove del fatto che la filosofia non potesse più venire fatta, il cosiddetto pensiero debole. Invece quello che lei ripropone è una lettura di segno positivo di questi autori. E in particolare lei sottolinea un'attività propria del fare filosofia, quindi non solo una fiducia della filosofia verso se stessa, ma anche una fiducia del prodotto eventuale della filosofia. Questo ci lascia pensare che non solo la filosofia quindi faccia qualcosa, ma che anche agisca sul reale, che è disponibile a farsi fare. E in questo senso io le chiederei di spiegare meglio il sottotitolo che lei ha dato appunto al canone minore, che è Verso una filosofia della natura, che almeno quando io ebbi modo di studiare per la prima volta il suo testo mi ricordo moltissimo il sottotitolo di Processo in realtà di White, cioè saggio di cosmologia, esatto. Cioè, qui filosofia della natura, a che tipo di natura si rivolge? E inevitabilmente natura oggi comporta un rapporto con le scienze cosiddette forti. Io le chiedo che tipo di scienze e qual è il nuovo legame tra la filosofia e la scienza che lei propone. Allora, filosofia della natura, è evidente che in questo termine filosofia della natura c'è un eco molto antico. Filosofia della natura per me significa anche fare, come dire, un passo indietro verso quella stagione che è contemporanea alla nascita della scienza moderna e che ha avuto come protagonisti, no, personaggi straordinari, no, penso a Giordano Bruno, insomma, io penso molto a Giordano Bruno come prototipo di filosofo dell'immanenza assoluta, no? Cioè come filosofo che ha provato a pensare veramente la rivoluzione copernicana. Ecco, allora, filosofia della natura per me significa questo, innanzitutto. Pensare veramente alla rivoluzione copernicana. Siamo sicuri che la modernità, così come si è sviluppata, abbia pensato alla rivoluzione copernicana? O la rivoluzione copernicana, quindi un effettivo decentramento dell'uomo, e l'assunzione dell'infinito come fondamento? Guardate, rivoluzione copernicana vuol dire assumere l'infinito attuale come fondamento. Infiniti mondi significa assumere l'infinito attuale come fondamento e significa, attenzione, una rivoluzione modale radicale, perché nella prospettiva di un copernicanesimo radicale, quale quello portato avanti nella filosofia della natura di Bruno, la dicotomia potenza-atto
non funziona assolutamente più. Cioè non è più possibile comprendere i processi naturali sul fondamento della dicotomia potenza-atto. E essere veramente copernicani, e Spinoza lo dimostra da questo punto di vista, essere veramente copernicani vuol dire mettere una croce sopra la parola contingenza e mettere una croce sopra sulla parola possibilità. E il fulcro della rivoluzione copernicana di Bruno e della sua filosofia della natura è un pensiero radicalmente megarico. È prendere sul serio l'onnipotenza di Dio. Ecco, noi siamo, come dire, ecco, la mia generazione è nata all'interno di un ambito culturale nel quale uno dei leitmotiv qual era? Mettere in questione la nozione di onnipotenza di Dio, pensare a un Dio debole, pensare a un Dio finito, pensare a un Dio, come dire, era proprio uno dei leitmotiv della, come dire, di una certa cultura filosofica e teologica. Certo. Ecco, la filosofia della natura bruniana assume invece proprio come punto di partenza l'idea della onnipotenza di Dio, cioè di una potenza tale che non può non attuarsi, e siccome è una potenza infinita, si attua infinitamente. Infiniti mondi, perché altrimenti Dio sarebbe avaro, no? Sarebbe qualcuno che avrebbe si tratterrebbe in riserva qualche cosa per una sorta di gelosia nei confronti del creato. Quindi una rivoluzione copernicana portata a termine, proprio come immaginava Giordano Bruno, richiede da un lato che appunto si ponga l'infinito come fondamento e l'infinito in atto, e dall'altra parte richiede, ma è la stessa cosa, che si faccia una rivoluzione modale che assuma, che come dire, che metta in questione l'altro grande dogma, io credo, qui ci sono tanti miei colleghi filosofi ben più sapienti di me, loro con i quali, che credo veramente che sia veramente il dogma della metafisica occidentale, cioè l'interpretazione del processo, del divenire, del cambiamento sul fondamento dello schema potenza-atto, che è veramente l'ingresso, come dire. L'antropocentrismo non è che venga introdotto dal cristianesimo, l'antropocentrismo nasce in quel momento lì, cioè in quel momento lì che la natura perde la sua dimensione autonoma, no? E vengono introdotte le cause finali e viene introdotto l'uomo come paradigma e come modello. Ecco, quindi per me filosofia della natura vuol dire provare a pensare il processo, cioè il cambiamento, su di una, secondo una modalità alternativa alla dicotomia potenza-atto. E questo mi pare che sia il tratto comune di tutta una linea di pensiero, perché questa è la durata creatrice di Bergson, questa è la nozione di processo di Whitehead, questa è la nozione di esperienza pura di William James, e questo è quello che so, altri autori che si potrebbero citare, lei pensi, non so, tutta l'operazione che fa Simondon, no? Nel momento in cui vuole mettere in questione il modello demiurgico, no? L'idea che il processo sia il risultato di una composizione di materia e forma, e prova a pensare i processi, li prova a pensare come li pensava Giordano Bruno. Quando Giordano Bruno provava a pensare il processo naturale, riabilitava il concetto di Cora di Platone del Timeo, però che cosa faceva? Diceva che, come dire, la Cora cacciava fuori da lei stessa le forme, non doveva riceverle dal di fuori. C'era proprio un tentativo di mettere radicalmente in questione il modello del vasaio. E allora a me pare che questo sia il leitmotiv di una filosofia della natura: provare a pensare il processo e provare a pensare il processo come assoluto, provare a pensare il cambiamento come assoluto. Ora, la modernità di cui noi siamo eredi è in qualche modo generata da questa istanza, no? Il cambiamento come assoluto, che io capisco che uno alza la mano e dice: ma perché dice così? Il cambiamento come assoluto è il principio di relatività del moto di Galileo, ma cosa vuol dire relatività del moto di Galileo se non che il cambiamento è assoluto? Quando Galileo afferma il principio della relatività del moto, afferma il principio secondo il quale i moti sono relativi
l'uno all'altro, quindi non c'è un punto, no? Fermo a partire dal quale si possa giudicare una quiete assoluta o un movimento assoluto. Ecco, allora se come dire, il grande portato della rivoluzione scientifica è stata l'affermazione del carattere assoluto del cambiamento, non c'è che del cambiamento, mi pare che il problema di una filosofia della natura sia pensare il cambiamento come sostanziale. Quindi non pensarlo in senso classico come cambiamento di qualche cosa, quindi non pensarlo come un cambiamento che ha un sostrato, non pensarlo secondo il modello dell'homo faber, che sarebbe passaggio dalla potenza all'atto. Questo mi pare sia uno dei tratti che caratterizzano la concezione bersoniana della durata creatrice, la concezione whiteiana del processo, la concezione che so che Simondona e Deleuze avanzano quando assumono, ad esempio, per spiegare, lei pensi tutta quella linea di pensiero che da che è appunto molto francese, Rouyer, Simondon, Deleuze, no? Che provano a assumere come modello per spiegare il cambiamento, come scienza anche normativa, l'embriologia. Provano a pensare il cambiamento in senso embriologico, cioè non lo pensano appunto più come cambiamento di qualche cosa, ma provano a pensare la differenziazione come radice del cambiamento, una differenziazione immanente. Ecco, quindi per me filosofia della natura vuol dire pensiero del processo, pensiero del cambiamento come assoluto, provare veramente a pensare che cos'è, e se volete, se ne parlava prima, io ho orecchiato un po', pensare veramente il divenire, ecco, cioè pensare veramente il divenire, ma pensarlo al di fuori del dogmatismo che per pensare il divenire fa intervenire automaticamente queste categorie iperantropologiche che sono le categorie che sono i significati della potenza dell'atto. Le chiedo proprio perché la filosofia. Ah, scusi, poi lei mi aveva chiesto. Tra l'altro, una cosa che mi perdoni, perché volevo completare la risposta alla sua domanda. Per fare vedere come il canone maggiore renda, investa in qualche modo anche la riflessione epistemologica e in qualche modo renda difficile agli stessi scienziati di riflettere su quello che fanno, un esempio che mi ha colpito moltissimo è se prendete l'ultimo libro di Bitbol, no? Bitbol è un famoso scienziato e filosofo della scienza, grande, uno dei maggiori studiosi di meccanica quantistica, insomma. L'ultimo libro di Bitbol si chiama La pratica dei possibili ed è un tentativo di interpretare modalmente la meccanica quantistica. E la cosa straordinaria che colpisce che questo testo, che è un testo avanzatissimo dal punto di vista della informazione, della conoscenza, si apre assumendo il modello della scelta, della deliberazione tra possibili come modello che può aiutare a comprendere tutti quei sistemi dove la probabilità non è soltanto indice dell'ignoranza dell'osservatore, ma è un dato strutturale del fenomeno che si sta osservando. A riprova di come dire, questa interpretazione metafisica del divenire sul modello potenza-atto basato sul primato del possibile sia, come dire, radicata anche là dove forse ci si dovrebbe aspettare qualcos'altro. Certo. Le faccio una domanda che mi tocca anche molto sul personale, cioè proprio perché la filosofia del canone minore pone a proprio oggetto un processo, il farsi del mondo in qualche modo, proibendosi però allo stesso tempo di sostanzializzarlo in un senso classico di sostanza, perché altrimenti si rientrerebbe esattamente nel problema del canone maggiore. Trovo che la filosofia di questo tipo si sottoponga a se stessa a uno sforzo costante di in qualche modo evitare di finire nella puria del canone maggiore. Quindi le chiedo, io in mente ad esempio l'opera di Gilles Deleuze, che è radicalmente diversa dall'opera di Whitehead. Whitehead in qualche modo passa tutta la propria esistenza a ripulire concetti classici, al punto che, come il professor Vanzago ospita a questo festival settimana scorsa,
aveva fatto notare persino un lettore inglese, leggere Whitehead sembra di leggere un medievale, perché in qualche modo i suoi termini non risuonavano più nella contemporaneità, li aveva quasi riportati a una purezza in qualche modo originaria, non in quel senso, non ha ripulito, nel senso non ha corretto nessun termine, ma ha preso termini classici come dialettica e vento e li ha reindirizzati in un senso differente, che è quello appunto di cercare di cogliere il processo. Gilles Deleuze invece è andato in una direzione completamente opposta, rovinato i termini della filosofia classica e ha introdotto nella filosofia termini che con la filosofia apparentemente non c'entravano assolutamente nulla. C'è stato un filosofo eretico, ma eretico in un senso estremamente rigoroso, cioè intromettere il cinema, l'arte, la pittura, la scienza, la matematica, era un modo proprio per evitare che si pensasse che lui volesse risostanzializzare, cioè ricreare un altro canone. Io le chiedo quindi, come si può pensare alla positività di una filosofia in un momento in cui la filosofia per farsi debba comunque sollevare in qualche modo se stessa dall'incarico di non costituire un altro canone maggiore, cioè in buona sostanza, con che termini si fa filosofia oggi? Ma io innanzitutto penso che la filosofia sia sempre lo stato nascente, cioè che il problema della filosofia sia sempre quello di cominciare e di vedere se è possibile cominciare. Cioè che la filosofia e il filosofo si misuri sempre con la stessa questione, che innanzitutto è la domanda, la filosofia è possibile? Cioè il filosofo è sempre nella situazione denunciata nel proemio nella prima parte del Parmenide di Platone, no? Cioè è sempre in quella situazione lì, cioè si tratta di vedere se si può fare filosofia, se si può cominciare a fare filosofia. E per cominciare a fare filosofia bisogna tutte le volte confrontarsi con quell'aporia che sembra impedire fin dall'inizio la possibilità della filosofia. Questa aporia è sempre la stessa, evidentemente, ed è sempre quella che viene presentata all'inizio del Parmenide come aporia della regressione illimitata del presupposto, l'aporia del terzo Certo. uomo, è l'aporia del cominciamento. Allora io credo che chiunque faccia filosofia teoretica, e grazie al cielo qui avete ospitato e ospitate tanti filosofi teoretici, chiunque faccia filosofia teoretica si confronta sempre con questo problema qui, cioè col problema del cominciamento, cioè non è che assuma la filosofia come qualcosa che va da sé. Questo lo fanno gli storici della filosofia, di assumere la filosofia come qualcosa che va da sé. Gli storici della filosofia per lo più assumono la filosofia come qualcosa che va da sé perché è finita e quindi la si può raccontare come si racconta, come dire, una storia molto interessante che però appartiene alla cultura, non appartiene più alla verità. E il filosofo teoretico, ma teoretico non perché è MFI01, teoretico semplicemente perché fa il filosofo, io voglio dire questo, si misura invece con questa questione. Cioè con la questione della possibilità di iniziare. E questo secondo me lo qualifica nella sua differenza dal non filosofo, insomma. E quindi chiaramente il suo è sempre in una situazione, come dire, di lotta e di polemica con il suo avversario. Chi è il suo avversario? Il suo avversario è quello che storicamente è passato sotto il nome di sofista, cioè colui che invece contesta la possibilità della filosofia di cominciare. Che mostra con argomenti paradossali, estremamente raffinati, mostra che non c'è il filosofico, cioè che il filosofico è un'illusione. Direi che in qualche modo il grande sofista del secolo scorso è stato Jacques Derrida, no? Cioè che ha costruito un'opera immensa per la quale io ho la più grande ammirazione, ma un'opera immensa tutta tesa a dimostrare che la filosofia non poteva cominciare. Che anzi c'era soltanto la regressione illimitata del presupposto, che nella lingua dei francesi dotti del secolo scorso era la mise en abîme, no? Cioè il fatto che ci si trovava all'interno di un gioco di specchi nel quale spariva l'origine, spariva il fondamento e c'era soltanto la illimitata riproduzione di simulacri che, come dire, simulavano un'origine che non c'è. Ecco, quindi la prima cosa, io direi questo, insomma, la filosofia è sempre alle prese con questo problema. Quindi si deve inventare tutte le volte i propri concetti. Cioè, se la filosofia è sempre stata nascente, non esiste una tradizione data del discorso filosofico. Un filosofo tutte le volte, certo, ha studiato filosofia, si rapporta con la filosofia del passato, ma certamente nel momento in cui prova a
a fare filosofia e scommette sulla possibilità del filosofico, deve produrre i propri concetti. E chiaramente li produce a partire da quelli che ha ereditato sui banchi di scuola, ma li deve produrre. E da questa produzione del concetto è veramente, qui ha ragione Deleuze, è veramente lo specifico del gesto filosofico. Whitehead è un incredibile produttore di concetti. In più Whitehead era un umorista straordinario, per cui io bisognerebbe leggere sempre i suoi libri tenendo presente che si tratta di un grandissimo umorista, per cui si divertiva anche a produrre dei concetti che insomma erano come dire, che erano in grado così di sorprendere il lettore. Deleuze è un grande produttore di concetti, cioè tutti i grandi, insomma, in fin dei conti, come si distingue? Anche così, insomma, quando si studia filosofia, come si distingue un filosofo da un non filosofo? Perché si dice che Bergson è un filosofo e che magari, che ne so, tal altro non è stato un filosofo ma un illustre storico della... Perché diciamo che Heidegger è un filosofo e Gadamer è un grandissimo storico della filosofia? Perché la differenza sta nel fatto della creazione dei concetti, cioè nel fatto che Heidegger crea i suoi concetti. Deleuze crea i suoi concetti, Fichte crea i suoi concetti, Tatandlung è un'espressione che, se andiamo a prenderla, è un'espressione, come dire, ossimorica, assurda, eccetera, ma viene creata per dire la possibilità della filosofia di iniziare. E quindi è chiaro che ogni filosofo in un certo senso tende a costruire la propria grammatica. C'era Gentile che, quando studiava i poeti, diceva: ogni poeta, no, non è che Gentile avesse una grande sensibilità per la poesia, però questa cosa era giusta, quella che diceva, ogni poeta crea la propria grammatica, cioè non c'è una regola già data alla luce della quale io posso interpretare la riuscita o meno di una poesia. Ogni atto poetico è generativo di una poesia e retrospettivamente delle sue condizioni di possibilità, cioè crea le condizioni di possibilità della sua interpretazione, cioè crea il codice che permette di interpretarlo. Ecco, questo mi pare, io quindi penso che ogni filosofo che voglia fare il filosofo è canonico da questo punto di vista, cioè cerca di produrre un canone. E non a caso questo lo si vede anche da un altro aspetto, cioè tutti i grandi filosofi, che so, il maestro Di Massimo, Severino, per fare un esempio tutti i grandi filosofi a un certo punto sono anche, come dire, proprio perché inventano un canone, devono inventarsi anche una storia della filosofia. Cioè devono in qualche modo rileggere l'intero della storia della filosofia alla luce del canone che stanno producendo, con una sorta di movimento retrogrado del vero, no? E questa è un'altra caratteristica, io credo, dei grandi filosofi, no? Che sono stati tutti, che avendo tutte le volte a che fare con la genesi del filosofico, chiaramente devono anche riscrivere costantemente la storia della filosofia. E in questo senso c'è un elemento di creatività, secondo me, straordinario nella filosofia che voglia fare la filosofia. Vorrei tornare appunto al porre, ad esempio, l'infinito in atto come base, quasi come una concezione ontologica, anche se ontologia è una parola ambigua in questo contesto. Anche la scienza contemporanea si è enormemente confrontata col problema dell'infinito in atto. Le matematiche, le famose geometrie non euclidee, ormai iperinflazionate, ma sono solo un esempio delle tante rivoluzioni che sono appunto accadute nella matematica dell'ultimo secolo e mezzo. Anche le matematiche hanno ragionato moltissimo sul problema della potenza e dell'atto, e anzi proprio l'inserimento, il ritorno dell'infinito in atto nella matematica ne ha segnato la profondissima rivoluzione. Peraltro anche le scienze contemporanee, intendo proprio anche la fisica quantistica che l'ha citato, pongono un mondo che è più a volte inteso come processo. E io le chiedo, lei ha parlato appunto a distinzione tra filosofi e non filosofi. Al giorno d'oggi, dato che è anche inevitabile, vista la presenza della scienza nella nostra vita, e anche visto l'alone che circonda in un certo senso la scienza, che a volte si considera la conoscenza vera del mondo, mentre la filosofia appunto lei la riporta un'attività, quindi in qualche modo la filosofia appartiene e pretende di dire qualcosa della verità del mondo. Qual è il rapporto, se c'è, tra un filosofo e uno scienziato oggi? Ma io le confesso, faccio fatica
a distinguere sul piano della pratica teorica l'attività dello scienziato dall'attività del filosofo. È evidente che si tratta di mondi completamente diversi, eccetera, ma io credo che quello che oggi deve fare, deve, chiaramente è una norma che è così, perdonatemi, cioè, quello che credo sia opportuno che faccia la filosofia sia quello non di, come dire, di lavorare sul, sui dati della scienza, cercando di, come dire, di ordinarli, di fare generalizzazioni a partire da quello che la scienza ci dice. No, io credo che non sia questo il compito della pratica filosofica. Io credo che la il compito della pratica filosofica sia produrre categorie, produrre, come dire, modelli categoriali per l'attività scientifica. Questo, cioè produrre categorie per l'attività scientifica, cioè si tratta di fare una deduzione trascendentale delle categorie, cioè si tratta di fare l'operazione che, insomma, da, che fa Cartesio, cioè, nella, nella, con, la, con le meditazioni metafisiche, che fa Kant con la critica della ragion pura, che fanno esattamente, o che fa Husserl con le meditazioni cartesiane, cioè che cosa fanno questi? Questi in realtà, Cartesio vuole fondare la fisica, no? Cioè Cartesio, le meditazioni metafisiche sono fondazione della fisica. Ovviamente lo stesso vale per la critica della, per la critica kantiana, e lo stesso vale per le meditazioni cartesiane di Husserl. In fin dei conti, il problema di Husserl qual è? È quello di fondare la conoscenza scientifica su, un, su evidenze apodittiche, su, su intuizioni che siano portanti. E non, non penso che il compito della filosofia sia cambiato da questo punto di vista. Cioè, il problema che si pone Deleuze, il problema che si pone Whitehead, che in realtà hanno molti più punti in contatto di quelli che diceva lei, eh. Tenga presente che Deleuze, Deleuze era un lettore di Whitehead, certo. Era un lettore di Whitehead, gli ha dedicato anche delle pagine importanti, alcune delle quali sono nel libro La Piega, no? Quello su Leibniz, poi ci sono lezioni di Deleuze su Whitehead, insomma, voglio dire, c'era un... Però quello che... E che cosa dice di Deleuze, di Whitehead? Nelle lezioni che non, non sono ancora state pubblicate, ma sono reperibili, insomma, su internet, no? Ci sono, c'è la possibilità di accedere. Nelle lezioni che fa su Whitehead, che poi confluiranno in parte nell'undicesimo, mi pare nell'ottavo o nono capitolo del libro su Leibniz e il barocco, dice la grandezza di Whitehead è che ha provato a pensare la scienza. Ha provato a pensare la scienza, non a, ecco, voglio dire, pensare la scienza qui non vuol dire avere un atteggiamento critico di relativizzazione del pensiero scientifico e di radicamento, che è l'atteggiamento, ripeto, che è stato un po' quello nel quale, come dire, un certo pensiero si è sviluppato, no? L'idea che, cioè, pensare la scienza volesse dire in qualche modo relativizzare il discorso scientifico radicandolo su un fondamento, no? Che poi era un fondamento umano, e quindi mostrarne in qualche modo la contingenza. Ecco. Io penso che pensare la scienza voglia dire invece esattamente provare a produrre un modello categorie per pensare ciò che la scienza fa e ciò che la scienza vede. Ad esempio, faccio un esempio molto semplice, mi assumo la responsabilità della brutalità dell'esempio. Insomma, è possibile continuare ad andare avanti a provare a pensare quello che succede nell'ambito della meccanica quantistica con una concezione modale, no? Qual è quella che... Secondo me no, non funziona più così. Cioè, occorre per pensare quello che si vede laddove si fa microfisica, occorre una rivoluzione modale, perché altrimenti non si riesce a pensare quello che si vede, cioè lo si riesce a fare ma non si riesce a pensare quello che si vede, certo. Quindi se non c'è una rivoluzione modale noi non potremo capire quali sono i processi che stiamo osservando, e quindi per me il compito della filosofia da questo punto di vista è straordinario, perché è come dire, è un compito di intelligenza dei processi. Certo. Prima quindi forse di lasciare la parola anche al pubblico con le eventuali domande, perché comunque ci stiamo spingendo parecchio nel discorso, quindi penso che ormai gli elementi siano chiari, tornerei al punto dell'eccezione umana, che in qualche modo viene a meno a suo modo, cioè cambiato il paradigma antropocentrico, cambia la posizione dell'uomo nei confronti della natura. Qual è quindi
se può descriverlo in maniera appunto per insomma anche superficiale, però del soggetto in questa nuova filosofia che non ha più sostanzializzazione dell'uomo. Sì, cioè, come cercavo di dire, insomma, si tratta di mettere in questione il primato del possibile e quindi mettere in questione quell'ente che definisce la sua posizione nel cosmo proprio a partire dal modo della possibilità. E questa mi pare e mettere in questione la contingenza, mettere in questione l'intenzionalità, non negando, cioè è ovvio che la coscienza è cosciente di qualche cosa, che l'intenzionalità struttura la coscienza, ma capire se l'intenzionalità può essere fondamento o se l'intenzionalità per essere spiegata non ha bisogno di una radice, certo, che non è intenzionale. E in questo caso è chiaro che il piano dell'intenzionalità è un piano tipicamente umano, no? Perché il piano della coscienza, che è sempre anche autocoscienza, e della coscienza che è coscienza di sé, ma si tratta di risalire alla radice, alla condizione di possibilità di questa coscienza che è coscienza di sé, e forse se si risale alla radice si abbandona il piano umano e si trova un piano di coscienza che si condivide con, perlomeno con l'ambito del vivente. Ecco, integrare l'uomo nella natura... E secondo me poi tra l'altro un'operazione di cui credo tutti avvertiamo oggi l'assoluta necessità, cioè io penso che è veramente da pazzi continuare a pensare in termini di eccezione umana, di differenza dell'uomo, cioè è da pazzi per via anche delle conseguenze pratiche che insomma abbiamo sotto gli occhi, insomma, cioè se non si prova a naturalizzare integralmente l'uomo e a naturalizzare il pensiero, io credo che questo sia anche una necessità d'ordine etico, insomma, no? a cui siamo chiamati. Quindi l'eccezione umana è come c'è un filosofo che a me piace molto, che si chiama Nicolai Hartmann, che più o meno la ragionava un po' in questo modo, no? Cioè diceva che bisognava contestare il primato dell'umano, il primato del possibile, eccetera. E poi diceva, però questo è molto difficile perché l'uomo ama i suoi spettri, quindi noi possiamo esorcizzare spettri, no? Che in fin dei conti l'attività filosofica in gran parte è un esorcismo, si tratta di esorcizzare degli spettri che ci impediscono di vivere bene, è molto difficile esorcizzare questi spettri perché gli esseri umani amano i loro spettri, probabilmente perché sono generati essi stessi da questi spettri. E quindi io, ecco, quei filosofi che si pongono il problema della filosofia e della possibilità della filosofia per cominciare, per me quasi sempre sono caratterizzati anche da un ulteriore fatto comune, che sanno che il pensiero filosofico è proprio di una condizione non umana ma oltreumana, cioè che la filosofia ha a che fare con una trasgressione della dimensione umana. E questo è uno dei grandi rischi che il filosofo deve assumersi se vuole essere filosofo. Non più parlare in nome dell'uomo. È certamente difficile, no? Perché sembra, anche questo sembra una bestemmia, no? Cioè come? Bisogna parlare in nome dell'uomo. Ma forse il filosofo è chiamato oggi più che mai a non parlare in nome dell'uomo. E quindi anche a una certa durezza, una certa spietatezza da un certo punto di vista. Questo. Credo che sia molto difficile, ma credo che sia una delle responsabilità etiche del filosofo. Del resto poi, una cosa che mi ha sempre colpito è che se uno va a prendere come è nata la filosofia, si va a vedere l'incipit della metafisica di Aristotele, il libro Alfa di Aristotele, dove si parla di che cos'è la filosofia, insomma, che cosa dice Aristotele? Dice che la filosofia è oltrepassamento della condizione umana. Non solo, dice che, rivolto ai suoi studenti, dice guardatevi da quello che diranno i poeti, perché i poeti parlano in nome dell'uomo. Quindi non date retta a quello che dite i poeti, perché la poesia, che era poi la cultura pedagogica dominante, no? Nel momento in cui Aristotele scriveva, la poesia parla in nome dell'uomo, ci tiene bene a stabilire qual è il posto dell'uomo, qual è il posto di Dio, qual è il posto dell'animale, i limiti sono fondamentali. Invece c'è una certa hubris nella pretesa filosofica
in fin dei conti, di essere teologo, cioè filosofo della natura. Certo. E questa ibrida. Ecco, io credo che appunto il canone maggiore rispetto al canone minore, che è stato integralmente umanista, che è stato, come dire, un pensiero che del limite ha fatto il proprio, che del limite e del desiderio ha fatto in qualche modo il proprio slogan, la propria ordine, credo che il canone maggiore recuperi questa dimensione di hubris e di rischio anche della filosofia, che non parla più in nome dell'uomo.